Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno della voce.info, intitolato Varata la legge, ma la concretezza può attendere. Si tratta di un articolo che appunto si riferisce a questa legge sulla concretezza, una legge, la legge 56-2019, che è entrata in vigore il 7 luglio, una legge, diciamo, che si pone vari obiettivi di efficientamento della pubblica amministrazione. Con riferimento alla gestione del personale in modo particolare, e che possiede, diciamo, tutta una serie di elementi che l'autore critica, l'autore che è Luigi Oliveri, l'autore critica questi provvedimenti dicendo che sostanzialmente, diciamo, sono provvedimenti soprattutto di carattere mediatico, che non hanno un impatto effettivo, diciamo, nel funzionamento della, diciamo, dell'amministrazione pubblica sotto il punto di vista del personale. Uno degli elementi che viene analizzato è l'assenteismo. Chiaramente, per combattere l'assenteismo, si vogliono utilizzare, diciamo, delle tecnologie anche di carattere biometrico, però l'autore dice che, diciamo, questa scelta, per quanto sia condivisibile e sicuramente mediaticamente spendibile, risulta essere difficilmente attuabile per il fatto che la pubblica amministrazione ha circa 20.000 sedi, anche se la legge ha in realtà predisposto 35 milioni di euro per l'anno 2019. Tuttavia si ritiene che questo sia un intervento sostanzialmente una tantum, in quanto la stessa legge dispone che il finanziamento successivo di queste medesime attività potrà avvenire soltanto compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero questo significa in base, diciamo, alle risorse disponibili, ed è molto probabile sostanzialmente che questa legge non venga adeguatamente finanziata. Vi sono poi delle questioni che riguardano i buoni pasto dei dipendenti pubblici, anche l'aspettativa pubblico-privato, e l'autore poi, diciamo, critica anche il meccanismo di controllo dell'applicazione della legge che è stato introdotto dalla legge stessa, e che prevede la creazione di una task force presso il Ministero della Funzione Pubblica, il cosiddetto nucleo della concretezza, il quale nucleo sostanzialmente, diciamo, ha l'obiettivo di diciamo, controllare l'applicazione di queste norme e, e sostanzialmente, però, dice l'autore, si tratta soltanto di 53 dipendenti che dovrebbero sostanzialmente, diciamo, controllare oltre 20.000 amministrazioni pubbliche, e questo risulta essere molto difficile, diciamo, da realizzare. Inoltre, vengono, diciamo, predisposte anche delle norme circa i controlli di legittimità nell'ambito degli appalti, si fa riferimento al reclutamento dei dipendenti e viene eliminato il trasferimento volontario come elemento preliminare rispetto ai concorsi. Che cosa possiamo dire, diciamo, di questa norma? Chiaramente, diciamo, la pubblica amministrazione, la gestione soprattutto del personale della pubblica amministrazione è diciamo, un elemento molto molto complesso. Diciamo, sicuramente non esistono leggi che possono da solo risolvere questo problema, e quindi lo scetticismo che viene manifestato da Luigi Oliveri è uno scetticismo assolutamente comprensibile, condivisibile. È certamente così. È molto probabile che questa legge, come altri interventi normativi che sono stati realizzati, si praticamente risolva in un nulla di fatto. Non che i principi non siano assolutamente condivisibili, accettabili, però, diciamo, la capacità di questi interventi normativi poi di agire nell'interno del corpo dello Stato, consentire quindi, diciamo, una effettiva gestione della pubblica amministrazione, diciamo, risulta essere molto, molto rischiosa. Del resto, un elemento, diciamo, interessante, rappresentato sicuramente dalle tecnologie. La legge fa riferimento all'utilizzo di tecnologie biometriche. Sicuramente esistono degli strumenti che possono consentire di controllare l'attività dei dipendenti pubblici attraverso, diciamo, appunto, l'utilizzo di strumenti digitali, con elementi, diciamo, di applicazione alla pubblica amministrazione,
di elementi appunto di Industria 4.0 che potrebbero davvero ridurre sia il costo del controllo dei dipendenti pubblici, però anche potrebbero aumentare l'efficienza degli stessi controlli e quindi avere un impatto complessivo, diciamo, positivo sulla gestione del personale. Chiaramente l'autore dice giustamente esiste una eterogeneità della pubblica amministrazione in Italia, che si tratta, diciamo, di tante sedi, diciamo 20.000 sedi, che rende sostanzialmente difficile qualunque tipologia di 20.000 amministrazioni esistenti, diciamo, che rende molto difficile l'applicazione di qualunque tipologia di semplificazione di carattere normativo. E qui entrano in ballo tantissimi fattori, che sono sia, diciamo, di carattere strettamente normativo, ma che sono anche di carattere organizzativo, che poi fanno riferimento anche a degli elementi sostanzialmente orientati, diciamo, alla gestione del personale, che riguardano anche la presenza, diciamo, delle istituzioni pubbliche in alcuni luoghi piuttosto che in un altro, piuttosto che in altri, e, diciamo, sono elementi che appunto possono cambiare la produttività e l'efficienza di una determinata pubblica amministrazione, pure della medesima pubblica amministrazione, anche se questa viene ad essere disposta in varie diciamo, regioni o in vari luoghi d'Italia. Quindi, diciamo, con riferimento a questi elementi, certamente lo scetticismo è più che necessario. Che cosa si potrebbe fare in questo senso? La pubblica amministrazione dovrebbe fare, diciamo, affidare sostanzialmente a delle start-up, diciamo, affidare a enti terzi tutto il processo, diciamo, di digitalizzazione, anche di gestione, di controllo della stessa pubblica amministrazione, perché soltanto attraverso, diciamo, una esternalizzazione che venga ad essere realizzata attraverso delle start-up potrebbe essere possibile introdurre all'interno della pubblica amministrazione degli elementi di efficienza e di efficacia che potrebbero effettivamente essere, diciamo, degli elementi che, diciamo, potrebbero risultare essere in grado di risolvere sostanzialmente la questione. Però, diciamo, queste relazioni non vengono abbastanza, diciamo, poste in essere dalla pubblica amministrazione rispetto al mondo delle start-up, ed è un elemento invece che bisognerebbe stringere di più. Probabilmente sarebbe il caso che sì, che la pubblica amministrazione creasse proprio, diciamo, degli strumenti normativi, ma anche degli strumenti di mercato che possano consentire di realizzare delle relazioni, diciamo, appunto, diciamo, tra la pubblica amministrazione e le start-up, per fare in modo che alcuni servizi, alcuni prodotti, alcune procedure, alcune regolamentazioni vengano cedute dalla stessa pubblica amministrazione nei confronti delle aziende, e che queste, diciamo, le aziende private, e che queste, diciamo, con il loro contenuto appunto tecnologico possano partecipare del processo di innovazione della pubblica amministrazione, perché è vero che la pubblica amministrazione fa parte, diciamo, dello Stato, ed è vero che la pubblica amministrazione è utilizzata dallo Stato, diciamo, per agire poi all'interno dei territori, e quindi, diciamo, svolge una funzione, tra virgolette, di civilizzazione nel senso dello Stato. Ma è pur vero che l'innovazione tecnologica non è un prodotto della pubblica amministrazione. E la pubblica amministrazione, se vuole essere innovativa sotto il punto di vista tecnologico, deve rivolgersi a soggetti che sono fuori dalla pubblica amministrazione e che sono sostanzialmente rappresentati dalle aziende dell'informatica, dell'information communication technology, dal mondo delle start-up, da tutto quel novero, diciamo, di soggetti che hanno fatto dei processi di digitalizzazione, di controllo, di informatizzazione l'elemento centrale della loro attività. Quindi anche questo riferimento alle tecnologie biometriche può essere messo in atto soltanto se si vengono effettivamente a creare le condizioni che possono consentire alla pubblica amministrazione di aumentare il contenuto tecnologico delle prestazioni che vengono erogate nei confronti dei cittadini, ed anche il contenuto tecnologico applicato dal Ministero della Funzione Pubblica per il controllo
della pubblica amministrazione medesima, e questa crescita tecnologica può avvenire con partnership nei confronti dei privati. Sostanzialmente, diciamo, per quanto riguarda le risorse, diciamo, per quanto riguarda poi gli interventi, l'organizzazione di questa task force, chiaramente, diciamo, è abbastanza normale che nella predisposizione di una norma si preveda anche un organo di controllo. Chiaramente poi questi organi di controllo funzionano con tutte le asimmetrie informative, con tutte le idiosincrasie, con tutte le problematiche che sono tipiche della relazione tra controllato e controllore. Quindi, diciamo, anche in questo senso lo scetticismo di Olivieri nei confronti, diciamo, di questa di questa task force è uno scetticismo, lo scetticismo di Oliveri è uno scetticismo completamente condivisibile. È molto difficile che queste 53 persone che faranno parte di questa task force presso il Ministero della Funzione Pubblica riescano effettivamente a controllare lo svolgimento, il funzionamento del personale della pubblica amministrazione nell'interno, diciamo, dell'applicazione di questa legge sulla concretezza. Del resto, per quanto riguarda il reclutamento dei dipendenti pubblici e le modificazioni, chiaramente sul reclutamento dei dipendenti pubblici bisogna dire che è chiaro che in un paese come l'Italia, che in un paese, diciamo, caratterizzato un popolo caratterizzato da un tasso di disoccupazione così ampio come quello degli italiani, chiaramente il lavoro pubblico diventa ancora una certezza, diventa ancora anche una speranza e anche, diciamo, un punto di riferimento. Però questo fatto non è, diciamo, non è un indice di un'economia sana, di un'economia solida, di un'economia che punta, diciamo, su elementi di crescita economica, perché chiaramente, diciamo, è proprio il modo in cui viene inteso il lavoro pubblico, viene inteso sostanzialmente come una sorta, diciamo, di assicurazione, come una sorta, diciamo, di garanzia reddituale che viene ad essere erogata dallo Stato e anche in assenza di avanzamenti di carattere professionale, di competenze, e quindi sostanzialmente viene inteso come un sussidio. E quindi ogni ragionamento, ogni, diciamo, riferimento alla pubblica amministrazione con applicazione di principi di efficienza, di principi di efficacia, di principi diciamo, utilità pubblica, trova sostanzialmente un limite negli stessi dipendenti pubblici, i quali hanno fatto dei concorsi e hanno cercato l'assunzione per sostanzialmente sfuggire da un mercato del lavoro precario e sostanzialmente andare in un mercato del lavoro garantito, laddove questa garanzia si manifesta in assenza anche di elementi di produttività, di elementi, diciamo, di merito, di elementi di competenza. Quindi il problema del mercato del lavoro con riferimento al reclutamento della pubblica amministrazione è proprio un problema motivazionale. Queste persone vanno a lavorare nella pubblica amministrazione perché, diciamo, vogliono essere garantiti sotto il punto di vista reddituale senza avere quella che si chiama la market discipline, cioè la disciplina di mercato, quello che invece le aziende vivono giorno per giorno. Un'azienda non può permettersi, anche quando ha una rendita di posizione, a meno che non sia proprio un'azienda monopolistica, insomma, sostanzialmente le aziende devono essere competitive sempre. E devono essere attente a non subire quelli che sono i dark side della market discipline, cioè il fatto che potrebbero essere appunto indotti al fallimento dal fatto di essere inefficienti o dal fatto di produrre poco o dal fatto, diciamo, di non avere le tecnologie adeguate o il capitale umano adeguato o i capitali finanziari necessari. Tutto questo non esiste nel mondo pubblico. Il mondo pubblico è un mondo che funziona senza ciclo economico, è come se il ciclo economico non esistesse. E chiaramente questo migliora sicuramente il livello di qualità della vita del dipendente pubblico, però è molto deleterio per la pubblica amministrazione nel suo complesso. Quindi, diciamo, si tratta, diciamo, di elementi che devono far riflettere molto. Perché il cambiamento della pubblica amministrazione avvenga, è necessario cambiare quelli che sono i contratti, diciamo, gli incentivi che vengono ad essere stabiliti tra il datore di lavoro, che è la pubblica amministrazione, e i singoli lavoratori. Perché
Sostanzialmente il datore di lavoro dovrebbe selezionare meglio i lavoratori, probabilmente per quella che è la produttività della pubblica amministrazione italiana, che è evidentemente molto bassa, probabilmente la pubblica amministrazione potrebbe fornire praticamente gli stessi servizi col minore capitale umano, con l'utilizzo di tecnologia, se ci fossero degli adeguati diciamo incentivi nei confronti della popolazione. Quindi probabilmente il futuro della pubblica amministrazione è riuscire, diciamo, ad operare con l'utilizzo massiccio di tecnologie informatiche nella riduzione, diciamo, della forza lavoro impiegata e nell'incremento anche della qualità dei servizi che vadano oltre la dimensione, diciamo, che riescano anche a vincere poi come dire, quelle rigidità che sono tipiche della pubblica amministrazione con riferimento ai servizi che si svolgono nei confronti, diciamo, della cittadinanza. Per quanto riguarda poi i controlli, diciamo, di legittimità, diciamo, per quanto riguarda i controlli di legittimità, con riferimento a quelli che sono, procedimenti anticorruzione, eccetera, eccetera, diciamo, queste sono delle altre dimensioni molto, molto difficili, diciamo, da valutare. Diciamo che la probabilità, cioè, visto e noto che i soggetti che detengono delle rendite di posizione all'interno della pubblica amministrazione cercano di creare, di avere in ogni modo degli extra redditi derivanti dall'esercizio delle loro potere, delle loro prerogative, questo crea inevitabilmente corruttela, crea inevitabilmente delle situazioni, diciamo, di servizio nei confronti dei cittadini, anzi, e alza anche il costo, diciamo, dello stesso servizio della pubblica amministrazione. E di questo, diciamo, non c'è modo, diciamo, di risolvere queste problematiche. Una delle motivazioni per cui si vengono a creare queste situazioni è proprio il fatto, la condizione di potere che viene riconosciuta ad alcuni soggetti che operano all'interno della pubblica amministrazione, che svolgono dei ruoli, per esempio funzionari della pubblica amministrazione, che hanno magari delle prerogative, che hanno magari dei redditi bassi rispetto alle funzioni che svolgono e che quindi possono essere facilmente preda, diciamo, di lusinghe finanziarie derivanti da altri soggetti interessati a distorcere i processi della pubblica amministrazione. Questi però sono fenomeni, diciamo, sociologicamente dimostrati, molto noti, che sostanzialmente, diciamo, comportano la creazione, diciamo, di vere e proprie associazioni che sono rivolte poi a distorcere le finalità della pubblica amministrazione, che rivolgono la pubblica amministrazione contro i cittadini e contro lo Stato, piuttosto che a favore dei cittadini e piuttosto di operare come un mezzo dello Stato. Quindi, diciamo, in questo senso, è assolutamente necessario anche qui aumentare i controlli che vengono ad essere realizzati attraverso delle strutture e delle istituzioni ad hoc che siano predisposte per verificare che, diciamo, vengano ad essere spezzati, diciamo, quei legami che possono, appunto, essere tali da inficiare il funzionamento della pubblica amministrazione come un servizio nei confronti dei cittadini. Per quanto riguarda quindi complessivamente questa legge sulla concretezza, che cosa possiamo dire? Chiaramente, diciamo, il ministro della funzione pubblica ha un mestiere molto complesso nell'ambito della Repubblica italiana, perché la pubblica amministrazione ha livelli di efficienza bassi e questi livelli di efficienza bassi sono prodotti soprattutto dalla bassa efficienza del capitale umano. E la gestione del capitale umano in una pubblica amministrazione è un'operazione al limite del possibile, per il fatto che il capitale umano della pubblica amministrazione ha dei contratti molto tutelati, sono molto spesso sindacalizzati e si sindacalizzano apposta proprio per evitare, diciamo, questo tipo di elementi, e sostanzialmente, diciamo, hanno anche sono anche caratterizzati da vere e proprie, diciamo, rappresentano un vero e proprio potere, diciamo, molto spesso.
Chiaramente processi di democratizzazione, processi di, diciamo, di controllo, di trasparenza possono essere importanti, però dobbiamo anche ricondurci a quella che è la teoria dell'importanza dello Stato, dei servizi per la crescita economica, come è stato dimostrato per esempio da Roderick, che ha più volte nei suoi scritti ha messo in evidenza come in realtà non è soltanto che come in realtà nelle economie che funzionano, la crescita del prodotto interno lordo e la crescita dell'economia pubblica vanno insieme, crescono insieme, e quindi non è immaginabile che si possa verificare una crescita del prodotto interno lordo italiano se non si verifica anche una crescita dell'efficientamento dei servizi pubblici offerti dalla pubblica amministrazione. Quindi, se questa legge consentirà, diciamo, di creare elementi per riconnettere la crescita del prodotto interno lordo con la crescita dell'efficienza della pubblica amministrazione, ben venga, altrimenti bisognerà intervenire con ulteriori strumenti a ricucire, diciamo, questo legame tra Stato e mercato, che è un legame essenziale nello sviluppo del capitalismo.